Bentornati a tutti ragazzi, Foilcego Girognadò! In questa lezione inizieremo a darci dentro con le parole e le frasi più comuni del gaelico irlandese. Ma niente paura perché è tutto scritto, ho messo un sacco di traduzioni nella scheda anche se non avrei voluto e quindi la potrete usare oltre che per ripassare anche come prontuario. Prima di cominciare volevo però parlarvi ancora un po' del gaelico in quanto lingua, perché vedete se andiamo in Irlanda, specialmente se ci andiamo per la prima volta, non è facile capire dove lo si può sentire parlato da tutti, dove lo si vede solo scritto, dove ci si può aspettare che entri persino nella letteratura o nel cinema. Ora, abbiamo già parlato dei Gaeltacht, e come vi ho già detto, al di fuori di queste zone linguisticamente incontaminate, di solito come lingua di tutti i giorni si usa l'inglese. C'è però un fatto rilevante. Siccome il gaelico resta pur sempre ufficialmente la prima lingua d'Irlanda, bisogna impararlo a scuola. Insomma, come noi impariamo l'inglese per avere una cultura estera, gli irlandesi imparano la loro lingua ufficiale per avere una cultura propria, per essere più consapevoli della propria identità nazionale. Poi dopo la scuola c'è chi lo parla anche ogni giorno perché trova che sia una bella cosa, c'è chi se lo ricorda e lo usa qualche volta tanto per sembrare più Irish, e c'è chi proprio lo defenestra dai suoi ricordi perché ha passato per anni 5 giorni su 7 a cercare di capire come si coniuga il verbo avere per poi scoprire che in gaelico non esiste. Ho visto di tutto anche quando abitavo a Cork, dagli entusiasti che lo parlavano in famiglia per sentirsi più uniti, a quelli che andavano a mettere su YouTube le parodie dei loro tentativi di impararlo a scuola. Aveste visto che scene, studenti che imprecavano contro il mondo perché dopo 3 tentativi non erano ancora riusciti a beccare il modo giusto di dire il numero 2. In gaelico ci sono 3 o 4 modi per farlo a seconda del caso. Noi oggi ne vedremo uno. In ogni caso è opportuno dirlo chiaramente. Il gaelico arriva a toccare ogni ambito sociale e ogni sfera della quotidianità, dalla TV o radio fino ai libri di ricette per casalinghe, passando per la letteratura contemporanea e per lo sport, entrando tanto nelle cerimonie pubbliche quanto nelle canzoni che intrattengono i clienti dei pub, spesso anche dei bar. Soprattutto, all'interno di questi ambiti il gaelico non ha veramente dei limiti, è presente quasi dappertutto. Ci sono libri di racconti popolari in gaelico, ci sono libri di fantascienza in gaelico, ci sono canzoni tradizionali come quelle dei Clannad in gaelico, ci sono canzoni pop e anche rock in gaelico. Per esempio la musica in lingua direi che è evidente che è suddivisa in 2 mondi. In uno c'è tutto un bagaglio folcloristico di canti tradizionali ereditati di generazione in generazione e che tanti anni fa, nei primi del Novecento per esempio, venivano persino tramandati oralmente dai nonni ai nipoti. Abbiamo dei Clannad Chera While Rue, che è proprio la canzone simbolo di questa tipologia di musica. Chera Wallaru, Chera Wallaru, Chera Wallaru Veri, Chera Wallaru Svanso Walla Mortato Wargu Janta, Escomaki Yenye Nanaryen, Escomaki Yenye Veri, Escomaki Yenye Nanaryen, Mortato Wargu Janta, Chera Wallaru, Chera Wallaru, Chera Wallaru Veri, Chera Wallaru Svanso Walla Mortato Wargu Janta. L'altro mondo è quello più moderno, in cui i giovani esprimono la loro voglia di promuovere la loro lingua attraverso il loro stile di vita, quindi improvvisando qualche pezzo da DJ nelle discoteche, facendo la cover gaelica di una canzone degli U2, o componendo pezzi per chitarra come quello che andiamo ora ad ascoltare. Ve ne faccio sentire solo una parte. Quindi, mondi diversi, ma il gaelico riesce a raggiungerli tutti. E con questo approdiamo anche al contenuto di questa lezione. Ora, magari lo avete notato, nella canzone viene ripetuta più volte un'espressione molto tipica, Iscuinlom, che è anche il titolo del brano e vuol dire io ricordo o mi ricordo. Io la pronuncio alla maniera del Munster, quindi ripeto Iscuinlom, ma nella canzone sentirete più una modalità da Connemara. Infatti dice, lo dico una volta sola per non farvi fare confusione, Iscuinlom. Voi però non pronunciatela così, dite sempre Iscuinlom. La formula è in tre parti, Is, Queen e Lom. La prima parte, Is, è il verbo, che in gaelico viene sempre prima di tutto nel discorso. E vi ricordate di Ismisce, che vuol dire io sono? La seconda parte è Queen, che in teoria vuol dire ricordo, anche se a Cork avevano dato una traduzione terribile che era Piece of Memory. Quindi is Queen vuol dire un ricordo è. Da questo potete ricavare anche l'informazione che per avere l'articolo indeterminativo in gaelico basta non dire quello determinativo. Vi ricordate cosa significa la parola rang? Per esempio, anrang vuol dire la sessione di apprendimento. Ecco, per indicare invece una sessione di apprendimento in generale basta dire rang, semplice, no? Stiamo facendo un po' di crossover grammaticale, ma tanto meglio, avete più informazioni. Torniamo alla terza parte della frase, che è lom. Ora, questa parola da sola significa con me, perché anche se è una parola, in realtà si tratta di un pronome fuso insieme con una preposizione. La preposizione di cui stiamo parlando traduce non molto letteralmente l'italiano con. Vi spiego perché non letteralmente. Non si tratta di un con che significa solo in compagnia di. Cioè la preposizione in sé significa in relazione a. Ed è solamente per convenzione che per non dire ogni volta in relazione a le grammatiche di gaelico scrivono con. La parola lom significa in relazione a me, il che può voler dire, a seconda del contesto, in mio possesso, riguardo a me, insieme a me o anche per mezzo di me. Quindi Iscuinlom vuol dire un ricordo è in relazione a me, letteralmente, e con questo si intende un ricordo è in mio possesso, quindi io ricordo. Parliamo ora nello specifico del verbo essere. Is, come abbiamo visto, significa è, come nella terza persona singolare senza pronome del verbo essere in italiano. Due cose su is. Uno, non cambia mai forma, cambia solo il significato traducendosi sono o sei o altro a seconda del soggetto che segue. Due, e molto importante, è la copula del nome, vale a dire che si usa come verbo essere quando si presenta una cosa nominandola. Per esempio, ismisce Marco? Io sono Marco. La forma negativa di is è ni, come quello che vedete nella frase ni quinlom. È molto semplice la cosa, perché se uno vuole dire non è, basta che al posto di dire is dica ni. Si può dire per esempio ni misce Marco per dire io non sono Marco, o ni quinlom per dire non mi ricordo. Altro fatto notevole, in gaelico il verbo cambia non solo da positivo a negativo, ma anche da affermativo a interrogativo. In pratica, se vogliamo chiedere qualcosa in gaelico, dobbiamo fare uso di una forma del verbo fatta apposta per far capire al nostro interlocutore che stiamo facendo una domanda. In inglese c'è l'inversione di ordine delle parole, il gaelico invece fa sì che la domanda venga espressa attraverso delle particelle, avendo una struttura sintattica molto rigida e sempre VSO, verbo, soggetto, oggetto. Siccome questa struttura non può cambiare, allora si usano le varianti del verbo. Per esempio, is diventa an, come l'articolo determinativo, ma ricordate che in questo caso è una particella verbale, sta davanti ad un verbo e non ad un nome. Se io voglio trasformare l'affermazione Iscuinlom in una domanda, dirò Anquinlom, un po' alla Don Quixote, Io vi ho annotato la domanda anquinlat, che vuol dire ti ricordi? Tutto quello che cambia nella frase è che si passa da l'om, che vuol dire con me, a lat, che vuol dire con te, e vedremo più avanti tutte le forme possibili che questa preposizione può assumere. Per ora passiamo oltre e andiamo a rivedere un po' di conversazione. Avevamo iniziato la volta scorsa, facevamo finta di essere in classe, io mi avvicinavo ad uno di voi e tanto per rompere il ghiaccio chiedevo "Che è tussa?" Quindi rifacciamolo, stavolta però la domanda che pongo ad ognuno di voi è "Anquin la tranga hen?" Ti ricordi la prima lezione? Dicevamo che per salutarsi si dice Giarich, e se vogliamo essere educati rispondiamo a chi ce lo dice Giasmirarich. Adesso possiamo anche andare avanti e aggiungere un come stai, per esempio. La pronuncia corretta è Conastatu. Ripeto, Conastatu. Il soggetto è l'ultimo, è la forma indipendente del pronome singolare di seconda persona e si pronuncia tu, almeno nel Munster, deve suonare molto nasale, tu. Se si vuole dare particolare enfasi al soggetto che esprime, allora diventa tusa, come in che è tusa? Ma questo è un argomento su cui torniamo un'altra volta, ve lo accenno soltanto perché magari alcuni di voi si chiedono perché uso diverse forme. Torniamo al dialogo. Cosa possiamo dire se uno ci domanda Conastatu? Se siamo ottimisti basta dire Gomah, vuol dire bene. Se non lo siamo lo vedremo un'altra volta. Vi ricordate però la parola Mah, che abbiamo visto nella frase Gorev Mahagat? Come dicevo nella prima lezione significa buono, come aggettivo. Se noi ci mettiamo davanti la particella go, questo aggettivo diventa un avverbio, quindi nel caso di buono l'avverbio corrispondente sarà bene. Se siete in Irlanda però c'è anche una certa etichetta da seguire, voglio dire, non è come in Veneto, che è dove sono cresciuto, dove uno ti domanda come steto e tu gli fai ben ben, guardando dall'altra parte e poi lui sparisce perché non pensava che stessi parlando con lui. In Irlanda le persone sono molto educate e almeno a livello di etichetta sono molto gentili. Quindi se volete suonare veramente irlandesi, quando rispondete Goma ci aggiungerete anche agus tu féin, che vuol dire e tu. Dire tu féin è un altro modo per dare importanza al soggetto, per enfatizzare, un po' come dire tu sa. Comunque letteralmente tu féin vuol dire tu stesso. Riepilogando, quando si incontra qualcuno la prima cosa è Giarich, vi verrà risposto Giasmirarich. Voi potrete chiedere amichevolmente Conastatu? La risposta probabile sarà Goma hegestufein. Fate un po' di pratica di questo inizio di conversazione, ripetetelo almeno una volta, se necessario mettete in pausa l'audio. Ultima cosa prima di lasciarvi provare. Questi che abbiamo fatto possiamo chiamarli in gaelico bannachti, ripeto, bannachti, che vuol dire saluti. Direi quindi di fare ora qualcosa di rilassante, di meccanico, così per rompere un po' tutto questo brainstorming sul senso delle formule gaeliche. Ivracha, i numeri. Ne ho già detti due nel corso di questa lezione, che sono ahen e adò, cioè 1 e 2. Quando li si usa per contare o per fare un elenco in cui si dice numero 1, numero 2, eccetera, i numeri sono sempre preceduti da una a, che sarebbe un vocativo. Quindi proviamo a contare fino a 6. Guardate i numeri nella scheda. Le pronunce sono ahen, adò, atri, acchiahar, acuig, ashe. ripeto un'altra volta, a hen, a do, a tree, a chiahar, a kuik, a she. Potete posporre uno di questi numeri ad un nome senza l'articolo e la formula che ottenete è simile a quella italiana cosa numero 1, cosa numero 2 e così via. Per esempio all'inizio di questa lezione io ho detto Foil Ceguji Rang a Do, quindi ho detto Rang a Do per dire lezione numero 2 o seconda lezione. Ho detto anche Anquinlat Rang a Hen e in quel caso ho parlato di Rang a Hen, ossia della lezione numero 1 o prima lezione. Si può contare tutto in questo modo, per esempio andate nella sezione folklore dove il primo termine è Doras, che vuol dire porta. In gaelico si può fare una lista di porte con questo sistema. Doras a hen, Doras a do, Doras a tree, Doras a chiahar, ossia come dire porta numero 1, porta numero 2, eccetera eccetera. Altra cosa rilassante. D'ora in avanti vi metterò sempre un po' di folklore, di vocabolario utile nella scheda, perché questo aiuta a farsi un'idea di come suona il gaelico in generale. Penso che anche se siamo in un ambiente virtuale valga la pena far riferimento a cose come quelle che io vedevo in classe, lo zaino, la penna, i libri. Quindi abbiamo le parole Doras, Piaun, Mala e Liawar. Ripeto un'altra volta, non sono troppo difficili. Doras, Piaun, Mala e Liawar. I significati li vedete sulla scheda. La pronuncia lo so, in alcuni casi come penna è incredibile, ma questo è gaelico. Ora però, vi avevo detto che ci avremmo dato dentro, riprendiamo con la conversazione. Per fare un pochino di più di quello che abbiamo fatto non occorre entrare nella sfera dei convenevoli complicati. In paesi come l'Inghilterra e l'Irlanda dovete sapere che esiste un argomento che veramente la gente ama usare per rompere il ghiaccio, per iniziare a parlare del più e del meno, ed è il tempo. Cioè che tempo fa, se è bello, se pioverà. È quasi un rito, soprattutto per gli inglesi a dire il vero, ma in Irlanda lo si usa moltissimo per colmare, che so, un vuoto imbarazzante dato dal non saper cosa dire. Appena uno non sa cosa dire parla del tempo. Del resto le variazioni atmosferiche improvvise e anche pesanti sono molto tipiche di tutto il nord, e specialmente in Irlanda dove non passa giorno senza che ci sia un acquazzone, ormai la cosa ha proprio affondato le sue radici nella cultura popolare. Quindi Anheimshire, come vedete nella scheda, Anheimshire può essere fuer o te, può essere fluch o trim, e ovviamente può essere dorcha o gheal. Attenzione a questi due aggettivi, dorcha e gheal, perché letteralmente significano scuro e luminoso. Io sulla scheda ho messo una traduzione più alla mano, ma adesso vi spiego perché. Vi ricordate il verbo is, che è la copula del nome e si usa per nominare le cose? Ecco, adesso faremo la conoscenza di un secondo verbo, ta, che è invece la copula dell'aggettivo, cioè si usa per qualificare qualcosa, per spiegare come quella cosa è, se è bella, se è brutta, e così via. Se vogliamo dire è freddo, riferendoci al clima, usiamo sempre questo ta per dire è. Non si usa mai is quando la parola che segue è un aggettivo come fuer. Il modo corretto per dire è freddo è tasce fuor. Ripeto, tasce fuor. Quel she è il soggetto della frase, come it in inglese. Serve solo come soggetto grammaticale perché nella frase ci deve essere un soggetto e a meno che noi non mettiamo un nome dopo il verbo è sempre she. Quindi possiamo dire tasce fuor o tasce te, ossia è caldo. Possiamo dire tasce fluch o Tashe-trim. E facciamo anche bella figura perché parliamo dell'umidità, che non è scontato. Ripeto, per esercitarci. Tasche-fluch vuol dire è umido. E Tasche-trim vuol dire è secco. Cose che si dicono del tempo in Irlanda. Ovviamente non credo di aver mai sentito un italiano dire è secco, però la traduzione è proprio quella. Ho lasciato gli ultimi due aggettivi alla fine perché sono particolari. Se io in irlandese dico Tashe dorcha, è come dire è brutto, fa brutto tempo. Ma in realtà quel dorcha vuol dire scuro o buio. Ancora, se io dico Tashe gheal, è come dire che fa bel tempo, ma in realtà gheal significa luminoso e si può tradurre bello solo nel contesto atmosferico. Ora ripeto un'ultima volta le coppie di aggettivi della sezione Anheimshire, così da ricordarle anche senza il verbo. Fuer, c'è, fluch, trim, dorcha, gheal. Facciamo un passo ancora più avanti per finire e vediamo un po' come esprimere, se necessario, l'intensità della qualità che questi aggettivi descrivono. Perché specie in Irlanda può non solo essere brutto tempo, vi capiterà se ci andate di vedere aprirsi le caterate celesti certi giorni. Se vi capita potete aggiungere la particella an all'aggettivo dorcha. Potete dire Tashe an dorcha, che vuol dire è bruttissimo, è davvero brutto tempo. Per usare questa particella, che è sempre un prefisso, bisogna tener conto che innesca un fenomeno chiamato shevu. Lo vedete scritto nella sezione Grammadach, grammatica. Vuol dire lenizione. E a livello grafico consiste nel mettere una H dopo la prima consonante del nome che riceve il prefisso an. Se questa consonante è una di quelle che ho elencato come la D o la T, non c'è il fenomeno della shevu, ma in tutti gli altri casi sì. Il problema non è tanto come trascrivere la lenizione, perché basta aggiungere una H. Il problema è la pronuncia che la consonante lenita, cioè che subisce shevu, assume, perché spesso la pronuncia è completamente diversa. La FH, per esempio, è silente, cioè è una consonante che si scrive e basta. Per dire molto freddo, e guardate appunto come è scritto nella scheda, si dice an uar. Ripeto, an uar. Quindi Tashe an uar sarebbe a dire è freddissimo, è molto freddo. Possiamo provarci anche con fluch, che diventa an luch. Ripeto, an luch. Si scrive an e lo si collega con un trattino a fluch, mettendo la H dopo la F di questa parola. Tashe an luch, è molto umido. Bene, finiamo qui perché sennò vi mando in fumo il cervello, cioè le prime volte queste lenizioni mandavano in fumo il cervello anche a me, cambiavano tutta la pronuncia ed era impossibile capire come pronunciare una parola lenita se non la sentivi da chi parlava gaelico. Per esempio, se mettiamo il prefisso an davanti a gheal, la pronuncia di quello che viene fuori è agnal, ma per adesso restiamo sul semplice. Tenete conto che per una questione di statistica è molto più facile dover dire Tashe an dorcha quando si è in Irlanda. So che per alcuni probabilmente questa seconda lezione sarà una bomba di nuove informazioni, perciò vi ho lasciato anche un piccolo consiglio, cioè dopo aver ascoltato la lezione, se avete preso appunti o anche solo basandovi su quella della scheda, Cheikh Shiararnoti, rivedeteli e provate a pronunciare un altro paio di volte le cose che ritenete più utili. Non occorre proprio saper elencare tutti i casi che ho detto, ma gli aggettivi sul tempo sono molto utili anche senza specificare l'intensità. Vi lascio i link alle canzoni che vi ho fatto sentire. Sotto il video della canzone degli Heathers ci sono anche le parole che non sono tradotte purtroppo, ma potete anche divertirvi a seguirle ascoltando l'audio, aiuta a capire quanta differenza c'è fra dire e scrivere. E poi magari ve le traduco in forum, si sa mai che trovi il tempo fra una cosa e l'altra. Cos'altro? Agora mahaga vegas lango foil. Tazulagan Goffoil, spero di mettere un'altra run entro la settimana prossima. A presto e buon ripasso!